Galano, Sciaudone, Caputo, Sabelli, De Luca, Contini, Defendi, Guarna. C'era praticamente la FC Bari 1908 quasi al completo. Ieri sera l'Ancaranus di Bitonto per il Gran Galà della ritirata alla trasmissione, quest'anno targata a Punto TV, che ha seguito passo passo il ritiro estivo della squadra in Veneto. Un revival tra ironia e leggerezza nello stile del format condotto da Max Sisto e Salvatore Guastella, vecchia bandiera biancorossa, dove sono stati riproposti i momenti più belli e curiosi dei giocatori impegnati nella preparazione del campionato di B da poco partito. Tra gli ospiti, oltre agli sponsor che hanno permesso la realizzazione del programma, anche il giornalista Enzo Foglianese, che come al solito ha ingaggiato uno dei tanti siparietti senza copione con il conduttore della ritirata e padrone di casa della serata, Max Sisto. Io affermo che tutti i giocatori del Bari non hanno, nessuno ha fatto il militare. C'è qualcuno che ha fatto il militare? No. E si spiega, perché se avesse uno fatto il militare avrebbe detto che nelle caserme, quella sì, la ritirata è un'altra cosa. Al Gran Galà della ritirata, ospite almeno per una sera, anche il direttore di Punto TV Mauro De Nigris, orgoglioso della scommessa vinta, visto il gran numero di tifosi del Bari che hanno seguito ogni giorno la trasmissione. Un bel risultato per un'emittente nata appena 8 mesi fa, che anche nel campo dello sport vuole diventare protagonista, come sottolineato da Serena Milillo, editore di Punto TV. Abbiamo chiuso in bellezza questa stagione. Sicuramente ne faremo una seconda. Mi piace, in Serie A. E a proposito di sport, a breve su Punto TV ripartirà Punto Football Club, l'approfondimento settimanale dedicato al post e pre-partita della squadra di Mister Mangia, con un ampio spazio dedicato anche alle tante realtà calcistiche che militano nei campionati di eccellenza e promozione pugliese.